sicuramente, sicuramente. Ci si può arrivare a piedi dalla stazione? Si inizia, ragazzi? Allora, buongiorno a tutti, con una bellissima giornata. Allora, io sono Stefano, vengo da Prato, anzi da Vaiano, un paesino vicino Prato in Toscana. Sono una vallata, ho un po' di terra, quindi coltivo gli olivi, faccio l'orto, coltivo un po' di frutta e ho tre figli, una compagna e di formazione ho fatto agraria, che però non ho, salvo per un anno e mezzo ho fatto l'operaio agricolo perché uscito da scuola non sapevo fare niente. E poi niente, per motivi di vita, poi mi sono trovato a fare l'agente immobiliare e quindi per 27 anni ho gravitato nel mondo dell'edilizia. Ho fatto l'agente immobiliare, il consulente, lo sviluppatore, ho fatto un sacco di danni anche. E 5 anni fa mi imbatté negli edifici con le balde di paglia, quindi venendo da quel settore la cosa mi incuriosì, feci un corso e dal corso mi accorsi che dietro c'era, al di là delle balde di paglia, delle viti, c'era dell'altro, e incontrai la permacultura. Subito un mese dopo feci un corso di permacultura con Saviana, quindi conobbi Saviana. Ecco, e da lì, dopo, uscito dal corso, quasi immediatamente ho deciso di chiudere tutte le attività, diciamo, che stavo facendo da un punto di vista immobiliare, e ho cercato di cambiare percorso. Perché attualmente faccio il formatore sia per l'uso di materiali naturali nell'edilizia e poi più o meno lo stesso settore, poi faccio corsi in permacultura. Io inizierei, allora, io in questi 2 giorni non vi segnerò niente, cercherò di trasmettervi delle esperienze, d'accordo? Ciao Andrea! E cercherò di... Il compito sarà quello di trasmettervi delle esperienze con l'obiettivo di darvi la sensazione che comunque le cose si possono cambiare. Cioè che noi ci sentiamo sempre, io perlomeno la mia sensazione era quello sempre di sentirmi intrappolato in un meccanismo che non mandava bene, e però non, poi ho provato ad andare in piazza a fare a botta anche con la polizia, però poi mi sono accorto che mi si rivoltava sempre contro. Io non so se funziona, ma all'interno della permacultura perlomeno ho trovato delle speranze di cambiamento, e quindi penso sia che vivere quantomeno non con delle certezze, ma perlomeno con delle speranze, migliori la qualità della vita. E quindi vi parlerò di acqua, soprattutto della fitodepurazione, e poi dei materiali da costruzione naturali e anche di qualche tecnica, anche se non avremo molto tempo per approfondire, però cercherò di darvi una panoramica. Tra l'altro domani, qui c'è una bella occasione, grazie a Andrea che ha costruito questo edificio, e quindi avremo l'occasione di toccare con mano un sacco di cose domani. Tra l'altro domani faremo anche delle attività pratiche, pertanto
Ecco, ci sporcheremo perché lavoreremo con la terra, quindi portate vestiti adeguati. E ecco, prima di iniziare, io vorrei che ognuno di voi velocissimamente mi dicesse come si chiama, perché è qua, ma molto veloce perché sennò si sta tutta la mattina, diciamo, e nell'ambito di quello che si parlerà in questi 2 giorni, qual è la cosa che lo incuriosisce di più, che ha esigenze di che cosa si aspetta, insomma, va bene? Vai, si parte da Salerno. Carmine. Bene. Sulle costruzioni, sulla fitodepurazione, cos'è l'aspetto che ti... La fine del mondo. La fine. Riservare il più possibile le risorse. No, in realtà, va bene, in realtà adesso la cosa seria è che Non è mia la bischerata, questa. ho studiato diritti umani e mi ha sempre incuriosito, cioè incuriosito, mi ha fatto pensare molto il fatto di le enormi differenze che ci sono tra realtà diverse del mondo, quindi nonostante invece la disponibilità di risorse sia distribuita in maniera diversa da vai. Vieni da? Io ho studiato cooperazione e sviluppo e poi dopo sviluppo agricolo sostenibile, quindi permacultura, no? Continuo. E quindi per questo sono qui. Sono Leonardo e sono qui perché insomma, sono interessato al cambiamento e come te stanco di andare in piazza in cui ciò che mi ha interessato di più in questo corso è l'uso delle energie naturali costruire. Io sono Ilaria e sono un'educatrice ambientale, però qui sono qui perché voglio cambiare il mondo a partire da me. E poiché voglio una casa, voglio costruire casa, quindi mi interessa molto la costruzione delle case con le balle dei palmi. Vabbè, io sono Stefano, sono uno studente di ingegneria edile. Mi sono avvicinato a questo mondo, diciamo, dell'autocostruzione e della permacultura a seguito di un viaggio in Andalusia dove ho visitato alcuni ecovillaggi. E niente, adesso cerco di sfruttare questa mia esperienza e di farne diciamo, un bagaglio culturale applicando, diciamo, dal momento anche che ho visto che c'è molta,
similitudine tra ciò che ho visto appunto in Andalusia, anche qui è abbastanza replicabile, diciamo, l'esperienza. Sicuramente lì è più sviluppato, c'è molta Ma più. come comunità o come sistemi? Cosa ti ha colpito? Ma sì, sia come comunità, ma anche come sistemi costruttivi, come sistemi di coltivazione, anche come, diciamo, rispetto di un tipo di vita, come dire, come accettazione di cambiamento, come rivoluzione interiore soprattutto. Io sono Francesco Per e mi sono laureato in ingegneria gestionale e lavoro come progettista meccanico a Lecce. E diciamo, il lavoro che faccio mi dà in un certo senso stabilità, però non mi rende felice. Quindi negli anni mi sono avvicinato al mondo della permacultura e dell'autocostruzione, e a tranne un piccolo terreno che ho con alcuni amici abbiamo fatto un orto sinergico, una compostiera. Poi negli anni abbiamo provato a fare qualcosa dalle biciclette, come bici frullatore, come dicevamo prima, e altro. E, diciamo, aspiro a un giorno ad una vita più semplice, comunitaria, quindi in quest'ottica ho scelto di frequentare questo corso e altro. Ciao, sono Marco, vengo da Delfia, qualche chilometro da qui. Io fino ad ora ho studiato design, quindi tutt'altra design di automobili, quindi tutt'altra cosa, però. No, perché tutt'altra cosa? Sei un progettista. Questo Vabbè. è un corso Sì. che dovrebbe introdurre alla progettazione. Però diciamo che qui ho seguito un po' la mia passione per l'ambiente, per la natura, per l'agricoltura e anche, perché no, per le costruzioni con materiali naturali. Che insomma è un completamento un po' di tutta questa progettazione. E quindi? E quindi mi interessa molto. Ma perché ti interessa? Lo sento vicino ai miei desideri, insomma. Ciao, io sono Francesca, vengo da Bari. Con questo corso mi piacerebbe realizzare un orto urbano, in questo caso della costruzione, una piccola casetta da mettere al centro appunto dell'orto e chissà poi col tempo riuscire anche a realizzare proprio la mia casa insieme a degli amici e andare a vivere tutti quanti insieme. Ciao, io sono Elisabetta, buongiorno a tutti. Niente, con questo corso, diciamo, questo corso è già andato oltre le mie aspettative, quindi non posso Da dove dire vieni da te? Bari. Ah. Spero anch'io, siccome facciamo parte della stessa associazione, di riuscire a costruire, l'idea era quella appunto di costruire anche un capanno degli attrezzi all'interno di uno spazio vivibile per i cittadini, in terra cruda, in modo che sia tutto, diciamo, ecosostenibile lo spazio. E certo, mi piacerebbe in un futuro riuscire a pensare un altro tipo di vita, quindi magari tra qualche anno, magari nella prossima vita, tra qualche anno. Una vita diversa insieme a persone, comunque il progetto avete. No. Insieme a, anche, no, non lo so, insieme a Non lo so. quali persone al momento. Ok, io sono Cristiana, vengo da Bari, sono educatrice, anche se non so bene quello che voglio fare da grande. Aspetta, scusa perché non ho sentito, sei?
sono educatrice, anche se ancora non ho ben chiaro quello che voglio fare da grande, però diciamo, questo è un pregio. E quindi sto cercando, nella mia ricerca mi rivolgo a quello che più sento più vicino, diciamo, alle mie esigenze, quindi quello di condividere una vita più sostenibile. Come educatrice mi è capitato di progettare orti con i bambini ed è un'esperienza che mi è piaciuta e poi insomma di lì tante amicizie e tanti spunti. Bene. Buongiorno, mi Ciao. Chiamo Carolina, vengo dal Brasile, sono ormai quasi 15 anni che volevo fare un corso di permacultura, è vero, non sto esagerando, perché in Brasile la permacultura è molto 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 diffusa e per fortuna sto avendo la possibilità di farla qui e imparare di più di questo ambiente insolito per me, dove piove poco, piove poco nonostante c'è questa agricoltura molto presente. Uh-huh. Magari in Brasile c'è più paesaggio, si vede più paesaggio che agricoltura per gli spazi che ci sono. Per quanto riguarda la costruzione, c'è un grande obiettivo in famiglia che è quello di andare a vivere in campagna. Per ora qui. In Italia. In Italia. Non vi dico niente, perché altrimenti provoco invidia, quindi non dico. Se poi ci sarà una in Brasile vi racconterò. E questa cosa qui, vediamo se riesce a convincermi di costruire o con le bale di pale oppure mi compro una yurta e basta e risolviamo il problema, perché sono due cose che mi interessano molto, cioè sia la yurta come abitazione, come posto dove di protezione, sia le costruzioni con la terra cruda, con la paglia. Poi con queste due ricordatemelo forze... poi questo discorso della yurta o delle balde o del... Sì, perché mi interessa molto la yurta, mi piace molto come idea, no? E quindi anche con queste due forze che stanno qua dietro, abbiamo un'associazione e abbiamo degli obiettivi abbastanza alti. E, la stessa associazione? Sì, siamo noi tre della stessa associazione, quindi sempre in questo orto urbano che io mi auguro diventi una fattoria urbana. Vogliamo appunto costruire un luogo dove poter anche ricevere le persone, organizzare delle attività, insomma, e questa è una occasione per imparare una tecnica di costruzione sostenibile. E passo il pallone. Grazie. Io sono Giuseppe, vengo da Bitonto, a 20 km da qui. No, magari. Insieme a Valentina, Alberto, stiamo provando, diciamo, stiamo cercando di trovare anche un posto per poter avviare un'esperienza, diciamo, di vita in comune, quindi ecovillaggio, come lo vogliamo chiamare, in permacultura. E, diciamo che da studi ho studiato più le etiche, diciamo, provengo da studi di filosofia, però da 4 anni forse, tra letture e corsi vari, diciamo, sono passato alla parte pratica, diciamo, per quella che è la mia idea, cioè diciamo un'idea ecosistemica della vita e della direzione da dare comunque al mondo, perché ora c'è troppa scissione, diciamo, tra quello che fa il tecnosistema e quello che dovrebbe essere l'ecosistema. Okay. Io sono Valentina, vengo da Bitonto, sono qui perché cerco equilibrio in me stessa e fuori di me,
con quello che mi circonda, e di formazione sono assistente sociale e quindi cerco anche riflessioni, idee per una comunità più ecologica e integrata, e desidero vivere sì in una comunità così, come diceva Giuseppe. Chi ce l'hai, bastone? Ciao, ciao, io sono Michele e vengo da un contesto un po' diverso, vengo dalla città, Roma. Quindi, ah, sei romano? Sono romano. Sì, sono al secondo origini. Michele? Michele. Mi dai un abbraccio così vado. Se mi dai un abbraccio vado. Come? Tu parti proprio ora? Non si può andare via, è estate. No, no, vacanza. Il mio secondo corso di permacultura, quindi già sì, il primo è stato un anno fa, sulla spinta. Il primo non ti è bastato. No, il primo non è bastato, sto in giro vagabondo, ancora in percorsi aperti, sono mille, sono tanti. Alcuni proprio un po' virtuali, più mentali che pratici. Poi sono sempre stato nelle attività, comunque nel cercare di imparare cose nuove, quindi sto sperimentando. E ancora esploro, non mi sono deciso a fare niente che sia uno perché mi piace molto, mi sto un po' disperdendo. Comunque è interessante vedere tutti gli aspetti, ecco, questo delle costruzioni delle case in paglia o comunque delle costruzioni in generale, mi mancano dei concetti. Tra l'altro a Roma c'è molta attività. Sì, sì, addirittura conosco la prima casa in paglia che è stata fatta, quella del Quadraro, ci sono i ragazzi. Sì, poi, poi te ne fai. Sono stato in quella casa, sì, è finita, no, poi si sono ritrovati. Sì, sì, sì. Hanno diviso la casa, ma si sono ritrovati. No, no, sto scherzando. Bellissimo. È un posto. No, la casa sta bene. No, perché, cioè, tu vuoi dire che è tutto diviso bene. Ci sono stato abusivamente. No? Mi ha fatto. Andrea, sono Mola di Bari, è in attivo, diciamo, ci sono questo paio di progetti, uno che riguarda appunto da queste due settimane l'idea di un laboratorio di permacultura, ma soprattutto mi interessa l'aspetto pedagogico perché mi interessa l'educazione. E la casa di paglia che sto costruendo ha come obiettivo quella di essere riempita di bambini. È arrivato Nicola. E niente, sono contentissimo di queste due settimane perché ho ritrovato nella permacultura un po' moltissimi dei miei principi e mi piace che esista questa idea di questo approccio sistemico proprio alla vita e al nostro modo di pensare. Una delle frasi che mi ha colpito di più in queste due settimane è stata proprio quella di, citata da Dante, quella? Mollison. Oh. Adelfia da un po' di anni, un paesino qua vicino, e sono un geometra, appassionata di bioarchitettura, o meglio direi edilizia naturale. Bioarchitettura, o meglio edilizia naturale, e sono qui per imparare. Sara, vero?
tutti, sono Giuseppe, vengo da Gravina in Puglia e sono farmacista. Sono alla ricerca della sostenibilità e di tutte le pratiche virtuose. Questo perché? Perché vorrei introdurre queste buone pratiche nella mia realtà che, insomma, non le ha vissute oppure non se le ricorda molto bene. Quindi vorrei intraprendere questo percorso nella mia realtà e diffondere quanto più queste buone pratiche. Buongiorno, io sono Valeria. Sono laureata in sociologia un bel po' di anni fa, a Urbino, e dopo ho sempre lavorato, ho fatto lavori stagionali, tipo alberghi, braccianti agricoli, in tutta Italia, anche in Europa. E dopodiché mi sono trovata ad avere una masseria, una casa in pietra, con dei terreni, quindi ho dovuto cambiare tutte le mie abitudini lavorative. Con un figlio anche, quindi mi sono ritrovata a dover sistemare poco a poco questa masseria con i terreni. La permacultura la conosco da 23, 24, 25 anni fa, diciamo, però è il primo corso che frequento. Ho frequentato corsi di case in paglia, costruzioni con canne, vari, insomma. Ah, quindi fa parte di un percorso già iniziato tanti anni fa. Ciao, io sono Marita, vengo da Conversano. Marita? Sì. E io ho studiato fuori per alcuni anni e vivo in campagna, adesso sono tornata a casa dei miei, un terreno, un trullo, e vorrei creare, diciamo, un posto dove vivere abbastanza in contatto con la natura e, diciamo, sì, ecologicamente. Poi mio padre fa l'intonachista, però non, insomma, vorrei anche no, vorrei trasmettergli dei, diciamo, un'altra maniera di intonaca, anche se conosce le tecniche di cocciopesto o altro. No, mi interessa la terra cruda, impasto con terra cruda, e quindi lavorare con la terra cruda per fare forni, case in paglia e altri. Sono Gianpaola, chiamata anche Gianpanda o Panda. Gianpanda? Perché sei tranquillo. È una stirpe. In permacultura il panda non è un animale tanto... Tranquillo. Però in via di estinzione, quindi va salvaguardato. È tutto lì il gioco. E sono di Bari. Comunque di nome e nome, perché se Gianpaola. Posso scrivere Gianpaola. Come vuoi, oppure Panda. E sono di Bari, ho iniziato come restauratrice di carta e poi mi sono avvicinata 8 anni fa all'agricoltura. Lì ho conosciuto tecniche naturali e quindi fu cuoca. E sono ritornata a Bari, questo è successo tutto in Liguria, sono tornata qui a Bari e quindi sto cercando una mia nuova via e mi sono già avvicinata al mondo delle officinali. Quindi vorrei ampliare questa cosa. Ma come restauratrice, ma di... Libri antichi, carta, incisioni. Carta, non... Carta. Quindi la calce non la conosco. No. Non pensavo... Certo, ho studiato le tecniche per gli affreschi. Mm-hmm. Nella teoria del restauro, insomma, rientrano le reazioni di carbonati. Mm-hmm. E niente, quindi per un futuro in divenire, in crescendo.
qui, stai ambiando, stai guidando. Croce. Gentito da parte di Ignazio. Ignazio, il Doniterra. Io sono Patrizia, sono qui perché in qualche maniera sto cercando di unire i miei studi universitari di scienze ambientali con la mia azienda agricola. La sfida. Ci proviamo. Ha detto si chiami? Patrizia. Del gruppo. Alberto, vengo dalla terra di Bari, come dicevo prima, nasco a Bari ma vivo tra la provincia e lavoro ancora di più in provincia, e qualche anno fa ho lasciato lavoro e attività per dedicarmi alla creazione di una comunità sostenibile intenzionale, e vengo da un progetto non andato a buon fine, o meglio ancora fallito completamente, e stiamo ricominciando col gruppo Giuseppe Valentina. In realtà è come dire, un voler mettere in pratica quel cambiamento tanto teorizzato, e sono qui per imparare una delle tante tecniche che spero possano servire. Io mi dividevo tra una cooperativa sociale e il consulente ambientale. Non sono laureato, e come formazione? Rompicoglioni. Credo che lo possano testimoniare tutti. Alberto, presenta anche la tua telecamera, perché è un altro. Io sono la macchina fotografica. Cazzo, me la sono persa. È venuta quella ragazza. Vieni, Rosalia, ti devi. Devi venire vicino ad Alberto. Vieni, vieni, vicino a me. Vieni, perché tu sei fatte. Non desiderava altro. È stato tenuto apposta per te. Come ti chiami? Rosa Dea. Rosa Dea. La Dea delle Rosse. Sono dei nomi belli, davvero. Cosa devo dire? Perché sei fatte stamani? Scusa per il ritardo. Non ti preoccupare. E niente, se mi fa formulare qualche pensiero poi ritorno. Sei l'ultima. No, vabbè, Ignazio, anche tu. Ignazio. Chi manca? Ignazio. Ignazio. Dai, Ignazio, dice la sua e poi cosa? Vai, vai là. Ho 63 anni. Niente, io sono Ignazio, e ho fatto sì che questo potesse avvenire, grazie anche all'ausilio delle due associazioni che mi hanno sostenuto durante tutto il percorso organizzativo, che è Essere Terra di Ilaria ad aprile e con Francesca Covelli poi per quanto riguarda Effetto Terra. La permacultura perché il sistema di progettazione è quello che mi ha aperto le strade alla permacultura, perché come geometra, inizialmente superiore, come agronomo, non ho mai avuto quella tipologia di educazione nella progettazione. Per quello che riguarda le costruzioni, più che all'utilizzo dei materiali da utilizzare, sono comunque di una certa importanza, sono più interessato al posizionamento e allo sviluppo dell'edificio in termini proprio di progettazione, quindi si tratta, vabbè, chiaramente si tratta anche di materiali da utilizzare, però si tratta più che altro di esposizione, localizzazione della casa, cioè sono molto interessato alla questione delle finestrature, se si dice finestrature,
e quindi passaggi di calore all'interno della casa, cioè, questo sempre per rendere la casa energeticamente sostenibile, senza quindi l'ausilio di tecniche di emissione di calore o di eliminazione dello stesso. E questo è quanto. Ora la parola passa a Rosadea. Adesso non puoi esimerti, non puoi. Sono Ignazio. Allora, niente, semplicemente il fatto che abbiamo di famiglia un pezzo di terra e quindi mi è sembrato di avere un dono, no? Un grande dono, e come sfruttarlo, questo grande dono. E niente, quindi per questo mi sono avvicinata, interessata alla permacultura, semplicemente questo. Ma ce n'è uno che funziona? Lo provai tutto. Ah, questo è servito, serve a tutti, ma è servito soprattutto a me per capire. Non avevo dubbi che poi, diciamo, le cose che ci muovono e che muovono tutti hanno un filo conduttore, che se voi vedete è quello del bisogno di cambiare, il bisogno di esplorare, il bisogno di stare insieme. E purtroppo parto da una considerazione. Io a un convegno quest'estate a Genova, dove era stato organizzato da dei ragazzi splendidi, avevano un progetto in permacultura che presentavano alla città, e dove c'erano amministratori, dove c'era un sacco di gente, anche intellettuali. E dopo la presentazione ci fu un sacco di commenti dove tutti rimasero colpiti dal fatto della diversità del progetto, no? E quindi quasi tutti lo bollavano come una cosa alternativa. Io al decimo alternativo, quando parlai io, la prima cosa dissi, guardate, questi ragazzi hanno fatto veramente un lavoro splendido, però di fondo questi non stanno facendo una cosa alternativa, cioè questi stanno facendo le cose con un altro punto di vista, dove e mettono a disposizione un'esperienza che può essere alla portata di tutti. Perché se noi fra 200 anni si riuscisse veramente a cambiare, cioè noi si cambierà di sicuro, perché nella storia si cambia sempre, no? Io spero, come tutti voi, che si vada verso un certo tipo di cambiamento. Ma fra 200 anni, quando si andrà a ristudiare il nostro periodo, e sarà questo il periodo alternativo, non sarà quello precedente, perché prima, fino a 50 anni fa, le risorse di tutti i tipi e genere erano considerate come erano preziose. Noi da 50 anni abbiamo la sensazione di avere a disposizione tantissima energia e la sprechiamo in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi, tornando a quello che è la gestione dell'acqua, dell'agricoltura e del modo di costruire, ma anche il modo di vivere, di relazionarsi fra di noi, sicuramente io penso che in questo lasso di tempo sarà visto alternativo a tutto quello che è successo prima, e spero a tutto quello che succederà fra qualche anno in poi. Perché è il nostro, è il meccanismo che abbiamo messo in piedi ora che è strano. Perché, come si diceva con Ignazio ieri, cioè il fatto di non considerare le risorse è come se uno, appunto, fa un lavoro, alla fine del mese parte lo stipendio, lo vola dalla finestra. È una risorsa
e noi quindi partiamo dal discorso dell'acqua, bene? Allora, l'acqua fino a poco tempo fa sembrava fosse una risorsa, anche questa limitata, per tutto il discorso del ciclo, che comunque l'acqua ritorna sempre. Però c'è un problema, e noi siamo riusciti a farla diventare un bene molto limitato perché la inquiniamo. Partiamo dal concetto, ad esempio, dell'utilizzo che noi facciamo dentro casa. L'idea di mescolare feci e urine con l'acqua, anche questo è un comportamento molto originale, perché noi che cosa facciamo? L'urine e le feci, che comunque in natura sono delle risorse, va bene? Noi le mescoliamo con l'acqua, quindi andiamo a inquinare l'acqua, e poi dopo abbiamo il problema di tutta questa materia qui, di cosa farne, di come smaltirla. Quindi in un progetto di permacultura si tende intanto all'interno dell'edificio di non di fare dei gabinetti a secco, cioè di non mescolare l'acqua, e qui c'è il discorso delle compostoilet. Poi magari, se qualcuno interessa, ci si ritorna sul discorso delle compostoilet. Però prendiamo per buono quello che succede normalmente oggi. Quindi abbiamo i WC, ci mescoliamo tutta questa roba, e poi attualmente, dove esiste la rete fognaria, viene convogliato in degli impianti che sono energivori, perché sono impianti industrializzati, dove con tutta una serie di trattamenti, dove vengono azionati macchinari, dove vengono comprati enzimi, cioè, e dopo alla fine di tutta questa spreco di energia, tra l'altro, abbiamo delle acque che comunque, quando escono e ritornano nei fiumi o nei torrenti, sono comunque inquinate. Quindi noi facciamo tutto questo spreco di energia, va bene, per poi arrivare comunque a inquinare i nostri corsi d'acqua, quindi il mare e quant'altro. Fortunatamente, negli ultimi anni, a partire dagli anni 90, nel mondo ambientalista e soprattutto nel nord Europa, ma in questo caso anche negli Stati Uniti, è stato rivalutato quello che i sistemi che in natura sono predisposti alla depurazione delle acque, che sono le lagune e le paludi. Quindi, per capire bene come andare a trattare le nostre acque, noi come permacultori, che prendiamo come modello la natura, bisogna riuscire a capire bene come funziona il sistema palude e anche cos'è l'inquinamento in natura. Perché l'inquinamento in natura è che cos'è? È un fenomeno del tutto naturale, l'inquinamento. Cioè, noi lo vediamo, lo associamo sempre all'attività umana, e quindi come una cosa che non dovrebbe esserci, mentre l'inquinamento in natura esiste. Perché esiste in natura? Qualsiasi sistema naturale alla fine del proprio ciclo rilascia un'energia che non utilizza, cioè, questo è il concetto dell'entropia. E vi faccio un esempio pratico, tanto per cos'è. Se noi prendiamo una comunità di conigli, il coniglio che cosa fa? Si procura le risorse mangiando l'erba, mangiando quello che trova, va bene? Poi una parte di questa energia la utilizza per riprodursi, per vivere. Una parte dell'energia la rilascia nel terreno perché caca e piscia, va bene? E una parte dei conigli vengono predati.
le parti che il coniglio rilascia, sia con la predazione, sia con le fesce d'urine, in pratica è energia che rilascia altri sistemi. E in natura questo meccanismo è fondamentale e se si va a misurarlo, questo meccanismo, si nota sempre che un 25-30% dell'energia di un sistema, che sia un individuo ma che sia in un sistema più complesso in suo generale, è un'energia che viene rilasciata ad altri sistemi. E per questo è importante la biodiversità, perché dove c'è biodiversità c'è tanto scambio di questa energia. È come il flipper, la pallina che più si muove e più la partita è interessante. E quando è che avviene l'inquinamento? L'inquinamento avviene quando un sistema produce tanta energia che il sistema o i sistemi che avvicini non riescono a assorbire questa energia. E lì abbiamo l'inquinamento. In natura, quando è che naturalmente abbiamo l'inquinamento? Quando abbiamo, che so, eruzioni vulcaniche, abbiamo inondazioni, che naturalmente sono cose che succedono. Va bene? Allora, che cosa succede? Succede che il veicolo che poi trasporta gran parte di questa energia è l'acqua, cioè il dilavamento dei terreni, quindi la formazione poi delle pianure, è tutta energia che da un sistema va a un'altra e tutta quell'energia che i sistemi non riescono a assorbire, quali sono i sistemi preposti a smaltirla? Sono le paludi e le lagune. Se noi andiamo a misurare l'attività biologica della palude o di una laguna, noi si vede che c'è un'attività che è 10 volte maggiore di qualsiasi, che so, foresta pluviale, dove nell'immaginario la foresta pluviale è un posto dove c'è molta attività. Quindi le lagune e le paludi sono dei luoghi, da un punto di vista biologici, interessantissimi, perché hanno questa attività biologica e quindi una diversificazione della vita talmente grande che riescono a macinare tutto quello che in natura non viene assorbito. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo bonificato. Allora, la parola bonifica non è a caso, perché bonifica è qualcosa di buono. Allora, se voi nell'immaginario, cioè se voi, questo, guardate, se si leggono libri nella letteratura, nel cinema, come viene percepita la palude e come viene percepita la laguna? La palude. Infatti, in film americani, tipo quando c'è qualche evasione, è immancabile la palude che infila nella palude e sono un inferno e vengano. Mentre la laguna? Una cosa idillia. Ecco, se noi andiamo a frequentare una palude o una laguna, non è che ci sia tutta questa differenza. La differenza è politica. Perché se io prosciugo una palude ho dei terreni fertilissimi perché c'è questa attività straordinaria, quindi ho dei terreni straordinariamente con un grado di fertilità elevatissimo. Nella laguna no, perché ho la salsedine e quindi salvo le parti più interne, solitamente ho dei terreni che non posso coltivare. Ultimamente siamo arrivati anche alle lagune perché poi essendo vicini al mare
invece magari vengono occupate non per l'agricoltura ma per gli insediamenti urbani. Allora, la bonifica è sempre stata un'operazione puramente politica. Abbiamo iniziato noi etruschi, perché quando ci si accorse che appunto prosciugando queste acque c'era, il terreno era molto fertile, quindi però insomma noi si fece poca roba, c'era dei ragazzi. I primi a capire l'importanza politica di questa cosa qui furono i romani. E perché è importante? Perché se io devo avere il consenso, bene, io re, imperatore, consigliere comunale, sindaco, devo avere il consenso della, se ho la possibilità di acquisire dei terreni e distribuirli, acquisisco un sacco di potere. E quindi incominciarono i romani in maniera massiccia a fare opere di bonifica. Voi fate conto che in Europa attualmente rispetto a 2000 anni fa abbiamo il 7-8% di zone umide rispetto a quelle che avevamo 2000 anni fa. Quindi che cosa è successo? Abbiamo distrutto i polmoni, i reni, no, i polmoni, i reni naturali su tutti i nostri territori. Tanto per ricollegarsi alla questione politica, le ultime opere grandi di bonifica sono state fatte da Mussolini. In Toscana, che è una regione storicamente rossa, a tutt'oggi nel Grossetano, se si va a vedere come votano, votano ancora destra perché è una conseguenza politica della bonifica fatta ai tempi di Mussolini. Se si parla con tante persone, Mussolini ha fatto un disastro, però tante cose buone l'ha fatta la bonifica. Quindi è sempre stata un'operazione puramente politica. Chiaramente non c'era la consapevolezza che si andava a distruggere degli ecosistemi che sono fondamentali. Comunque, dagli anni 90, soprattutto in Germania, hanno ricominciato a capire il valore di questi ecosistemi, il valore sia ambientale ma anche funzionale, e pertanto fortunatamente si sta ricostruendo anche delle paludi dove c'erano, oppure si stanno ricostituendo dove è conveniente farle. Chiaramente l'ultima ruota del carro in questo senso è l'Italia. Comunque ci sono delle direttive europee che sono state recepite dall'Italia che ci obbligano a andare verso la direzione della fitodepurazione, cioè di soppiantare tutti i sistemi usati finora a favore del sistema della fitodepurazione. Ma perché? La parte ambientale sarà una conseguenza, ma anche perché funzionalmente sono sistemi che costano meno a realizzarsi, va bene, e soprattutto costano meno nella manutenzione. Poi dopo c'è per noi l'aspetto importante è che si vengano a ricostituire degli ambienti da un punto di vista ecologico e ambientale molto interessanti, e sarebbe l'ora che ci si cominciasse a ripensare. Allora, io poi lascerò a Ignazio tutta una serie di tutto quello che si sta parlando. Gran parte lascerò dei file, sono delle slide dove
ci sono tutti questi discorsi e ci sarà un file che è, su quello vi ho detto ora, che è il manuale tecnico della fisiodepurazione che è stato fatto dall'ISPRA. L'ISPRA raggruppa tutte le ARPAT italiane e dovrebbe essere vademecum per tutte le amministrazioni, per tutte le ARPAT e per tutte le ASL. È un manuale fatto tecnicamente molto bene e spiega anche i principi per cui bisogna tendere a questa cosa. Purtroppo poi alla fine se vai all'ARPAT magari non l'hanno neanche letto, però avercelo è importante perché se voi appunto avete bisogno di fare un progetto in fisiodepurazione e ve lo ostacolano, cioè tirare fuori questa roba e dice guarda, te tu dovresti seguire questa cosa, perché non la segui? E allora noi in diversi casi con questi documenti si riesce a superare il problema magari dell'ignoranza del funzionario dell'amministrazione. Bene? Qui resta con la tangente, però quello... No, quello se ne parla neanche. Ma non se ne parla neanche perché c'è il sistema. Poi magari si può approfondire, perché il discorso, se uno va dall'amministrazione in un'altra, presentandosi in un'altra maniera, di tangenti non se ne parla, ma poi le cose si possono anche fare, capito? Con più o meno problemi, ma noi bisogna uscirne da prima o poi da questa storia. Allora, vediamo qual è il meccanismo della palude, perché da lì poi si capisce come poi andare a affrontare la fitodepurazione. Allora, se noi che veste, oh. Allora, gli invasi di un sistema palude sono invasi sempre molto bassi, cioè non ci abbiamo acque profonde. Questo perché? Perché non devono essere acque fredde, perché il calore, essendo un sistema dove c'è molta attività microbica in questo caso, cioè c'è attività di tutti i tipi, ma quella microbica in particolare, con il calore questa attività è facilitata, va bene? Quindi, grosso modo, una palude massimo può arrivare a un metro e venti, bene? E non è regolare, anzi, nelle paludi l'andamento è tale che in parecchie parti della palude nei periodi di minor gettata d'acqua, quindi nei periodi più caldi, si prosciugano e anche le parti che si prosciugano fanno sì che ci sia molta più biodiversità. Il gioco principale lo fanno le piante nella fitodepurazione, però poi le piante nel sistema palude sono supportate da tantissime forme di vita, e questa è la cosa eccezionale, perché in una palude noi troviamo mammiferi, uccelli, anfibi, si trovano insetti di tutti i tipi e generi, quindi troviamo tutte le forme animali, in qualche maniera noi nella palude le ritroviamo, quindi abbiamo una grande varietà di vita. Però noi prendiamo per il momento, che quello ci interessa, l'attore principale della fitodepurazione, poi alla fine sono le piante. E noi si parte con delle piante che vegetano bene,
fino a, alle sponde dei, del, della laguna, e possono essere erbacei, arbusti e arboree, e vi, io vi do, poi in ogni posto ci sono le proprie piante, e quando voi dovrete andare a progettare sistemi di fitodepurazione, la prima cosa che dovete fare è quella di andarvi a vedere stagni, laghetti e fossi e vedere quali sono i tipi di piante che voi avete d'intorno. Quelle sono le piante giuste per il vostro progetto di fitodepurazione. Quindi è inutile andarsi a studiare i manuali di macrofite, liofite, cioè voi dovete, i vostri libri sono quelli che avete sotto gli occhi, migliori. Bene. Qualsiasi corso d'acqua, allora, voi vedete, allora, in natura tutti gli spazi tendono a essere occupati. Quando non sono occupati è perché ci abbiamo messo le mani noi. Quindi fossi, possibilmente non gestiti da... noi abbiamo gli enti di bonifica, fanno dei disastri micidiali perché tagliano tutto. Vabbè, ora poi se ne parla. Però se voi andate in dei posti lungo i fiumi, cioè le sponde di un fiume, voi vedrete che ci sono tutte delle piante particolari, sia sulla sponda, e poi quando incominciano ad avvicinarsi all'acqua le piante cambiano, e lì vedete quali sono le piante migliori. Comunque, qui, tanto per dirvi, uno degli alberi più comuni sono i salici, quelli che stanno ai bordi della nostra palude, ma anche dei fiumi, dei laghi, degli stagni, quello che sia. E qui abbiamo tante altre piante interessanti, sono il crescione, la menta d'acqua, insomma, c'è un sacco di piante. Però ora, voi, importante, io in questi file vi ho messo anche tutta una serie di piante, però la cosa migliore è quella di andarsene a vedere, perché magari in Toscana abbiamo delle piante e qui in Puglia ne avete tutt'altro. Nelle zone costiere dove c'è anche magari il lago. Certo. Le canne, esatto. Allora, a parte le piante che stanno qua, quindi qui c'è tutta una serie di piante, canne, eventualmente in parecchie zone ora c'è anche il bambù, insomma, quello che c'è. Ci vedete voi? E comunque sono tutte piante che noi, insomma, le conosciamo bene perché stanno comunque nel terreno. Chiaramente sono piante che vanno a attingere l'acqua, perché in questa zona qui chiaramente c'è molta infiltrazione d'acqua perché abbiamo l'invaso, quindi sono piante che hanno bisogno di tanta acqua. Poi nelle lagune ci si trova sempre a avere questo scalino. Bene. In questo scalino, e qui abbiamo vari tipi di piante, che dove le radici sono o nell'acqua libere o sono radicate sul fondo. Le radici di queste piante non vanno mai in profondità, perché da noi qui, cioè da noi dove abbiamo il terreno, le radici si sistemano a seconda della specie in tutti i sistemi, ma comunque o per lungo o per largo hanno degli apparati che comunque vanno in profondità, perché si devono andare a cercare l'acqua. In questo caso non ci saranno mai degli apparati radicali che vanno molto giù, perché l'acqua ce l'hanno in superficie. Quindi se voi vedete, che so, andate a scavare per prendere dei rizomi di canne, vedrete che l'apparato radicale è molto in superficie, molto, solitamente molto reticolare, si sviluppa in orizzontale. Tutte queste piante, qual è la caratteristica per cui riescano a fare questo servizio straordinario? Sono dette macrofite.
Le macrofite che caratteristiche hanno? Hanno quella di avere un culmo particolare, il culmo è il fusto, solitamente hanno un apparato fogliare, dove l'apparato fogliare sporge dall'acqua, molto vigoroso. Infatti se voi vedete un canneto è una foresta, quindi fanno molta massa. Bene. Se voi andate a tagliare una canna, il culmo, quindi andate a tagliare qui, voi vedrete che ci sono tanti vasi grossi e lì non ci passa solo la linfa, lì ci passa l'aria. Cioè queste piante hanno la capacità di pompare l'acqua, l'aria, tramite l'apparato fogliare all'apparato ipogeo, alle radici. D'accordo? E che cosa succede nelle radici? Le radici di queste piante vanno a inglobare gli inerti, ora io, inerte, gli inerti sono a partire dalla sabbia, dal ghiaietto, va bene? Vanno a inglobare questi inerti, ci creano una sostanza gelatinosa, si chiama biofilm, bene? Facciamolo meglio. E qui ci arriva la, diciamo, la radice. Come si chiama? Biofilm? Sì. Radice sviluppa questo biofilm, che è una sostanza gelatinosa. E la radice, dove pompa quest'aria che passa dal culmo, riesce a pomparla nell'intercapedine che c'è fra l'inerte e questo biofilm. E che cosa riproduce? Riproduce un ambiente aerobico dentro l'acqua. Cioè nel terreno tutta la gran parte dei processi fatti a carico dei batteri, dei funghi, avvengono in dei micrositi. Beh, per questo è che il terreno non va costipato, è per questo per cui si lavorava il terreno, perché costipandolo poi noi tappiamo tutti questi buchi, in qualche maniera dobbiamo ricreare questa massa di aria all'interno del terreno per dar modo ai batteri di lavorare. Ecco, in questo caso qui sono le macrofite che riescono a pompare aria e quindi dare ossigeno ai nostri batteri dentro l'ambiente acqua. Ci sono piante, quindi tutte queste piante hanno questa caratteristica, ci sono piante dove la parte aerea esce fuori dall'acqua e poi radicano nel terreno. E queste sono le canne, tutti i tipi di giunchi. Una canna che avrete anche sicuramente qui, perché in Italia c'è dappertutto, è la Pragmilia australis, quella dove ci si fa le stuoie, le arelle. Arelle? Qualcuno le conosce? Esatto. Poi abbiamo altre piante che diciamo sono in questa zona qui, dove l'apparato fogliare galleggia nell'acqua, sono sempre radicate nel terreno, quindi dalla foglia ci sono dei culmi, dei fusti, e poi vanno a radicare sempre in maniera molto superficiale le radici. E qui come piante abbiamo
tutti i tipi di ninfee. Quell'altra pianta fa quel bellissimo fiore, sono i fiori di loto, che tra l'altro sono bellissimi. La castagna d'acqua. Cioè, ce ne sono tante. Poi abbiamo invece delle piante che radicano sempre, ma cominciano, ecco, a vivere più verso questa zona qui, quella un pochino più fonda. Questo per farvi capire che tutto questo sistema di piante va a occupare tutti gli spazi, quindi quando uno va a guardare quello che succede in uno stagno, perché poi nello stagno succede le stesse cose della palude, vede che tutti gli spazi sono occupati o da una pianta o da un'altra. E anche qui ci sono diverse piante, io di nomi comuni qui ce ne pochi, sono tutti latini, non me li ricordo neanche. Io ho degli amici che tra l'altro erano appassionati di acquari, e quindi anche lì, quello è un mondo interessante, dove parecchi che facevano acquari stanno cercando di creare sistemi micro in maniera naturale, senza pompe, senza... Poi ci sono delle altre piante che invece cosa fanno? Hanno l'apparato aereo che galleggia e le radici libere nell'acqua, che funzionano come delle derive, e quindi queste viaggiano da tutte le parti. Quella più comune è la lenticchia d'acqua, la lemna. C'è il cavolo d'acqua, c'è il giacinto d'acqua, c'è un sacco di piante. E anche lì voi andate negli stagni e tutte queste piante le trovate. Quando si fa questi progetti, spesso, quando c'è le ditte, ti prendono e ti vendano le piante, ma veramente di questi tipi di piante uno le può trovare a Quintalate, ovunque dove ci sono corsi d'acqua, e quindi è proprio una buttare via soldi. Oltre il fatto che le migliori piante che uno trova in zona sono quelle che si adattano meglio al sistema che voi dovete andare a progettare. Dove non ce ne fosse vuol dire che non c'è acqua proprio. Ma ad esempio una laguna nella parte più interna, ad esempio sono piante che hanno una buona resistenza ovviamente al cloruro di sodio, proprio perché gli stagnetti della Murgia, pozzo di pozzo di San Giuseppe vicino al Gallo. Il laghetti carsici è perché si è formato delle cose di argilla sotto. Oppure c'è la falda un po' fiorante. Quindi nel sistema palude tutto, ora io ve l'ho schematizzato, però chiaramente qui c'è, se uno entra in un sistema del genere, poi la cosa è molto più complicata. Comunque nel fondo della palude c'è tutto un intreccio intricatissimo di queste radici, quindi l'acqua passa e viene fitodepurata per vari processi, anche fisici, per filtrazione, perché passa
dalle radici per sedimentazione, però la parte più attiva è quella che succede da parte dei batteri, che in pratica trasformano l'ammonio in nitriti, in nitrati, e quindi la parte trasforma la sostanza organica, va bene, quindi i rifiuti, in elementi che poi sono a disposizione delle piante. Per questo, siccome si procurano tanto cibo in questa maniera, per questo hanno degli apparati fogliari, cioè fanno molta massa questo tipo di piante. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io i miei scarichi, o che sia un'abitazione o che sia un'attività di qualsiasi tipo e genere, invece di buttarli in fogna, ricreo un sistema del genere, quello che per me è uno scarto, per la pianta, per questo sistema, diventa una risorsa. È quello che noi bisogna fare. La progettazione in permacultura, quando il problema è la soluzione, alla fine è perché noi riusciamo a vedere in un materiale, invece di uno scarto, lo dobbiamo guardare in maniera diversa, perché più delle volte per lo scarto, invece per un altro sistema, è una risorsa. Ma questo è in tutto, cioè non solo nella fitodepurazione. Allora potete anche interrompere. Certo. Allora, voi, no, scusate, voi fatemi le domande e poi vi dico che vi rispondo dopo, perché si guarda poi, si sa. Quindi a questa ti rispondo mentre si va avanti. E comunque, entriamoci subito. Allora, chiaramente io vi ho dato una chiave di lettura. Una chiave di lettura che più o meno è quella classica. Si va a scuola e dice: allora, questo che fa? Fa questo, no? La macrofita ha questa caratteristica. Questa è una chiave di lettura, ma il sistema palude, al di là di questo, ha tutto il resto che va considerato. Cioè, se io vado a fare un progetto dove ricreo uno stagno, non posso basarmi solo il fatto che ci metto delle piante e fanno le macrofite. E provatelo, nel senso per capire bene questo meccanismo basta veramente poco. Basta che voi facciate un buco in terra, bene, che in qualche maniera l'acqua sia contenuta, ci mettete uno strato di terra, va bene, ci mettete alcune di queste piante, qualcuna l'ho vista lì, va bene, e mettetelo in relazione con degli animali, oppure lasciatelo stare, metteteci una o due piantine, e voi vedrete dopo qualche mese alcune piante vi nascono senza che voi siate andati a cercare. Soprattutto arrivano degli animali, arrivano i ranocchi, arrivano i rospi, arriva un sacco di roba, bene, che è da lì che voi vi rendete conto di come poi da una pozzetta d'acqua, un sistema del genere, vi potete rendere conto di qual è l'importanza di una cosa del genere. Va vista nel suo complesso, perché una palude poi chiaramente crea tanta biodiversità, ospita tanta vita, alla fine esce acqua pulita, e quest'acqua poi chiaramente in natura non viene sprecata come facciamo noi. E quindi noi in permacultura non è che ci possiamo, perché se ci si mette a progettare vasche e fitodepurazione, poi le vedrete a vasca orizzontale, a vasca verticale, e prendiamo solo questo come soluzione, diventa una soluzione zoppa. Bene?